Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò una proposta make-up per Capodanno che vedremo se rispetto a quella di Natale riuscirò a postarvi prima. Comunque qua ho la pelle strasecca, mi si è screpolata tutta, ho le sopracciglia struccate perché andiamo a provare il prodotto di Benefit. Comunque iniziamo dalla skincare, cosa che non faccio mai. Quindi iniziamo con questo contorno occhi di Revuel. Non esce 2 kg, perfetto. Mettiamo anche un po' qui sulla pelle secca. Sapete che mi piace sempre variare con le creme e con i sieri, però sto usando questo siero di The Ordinary all'acido ialuronico 2% più vitamina B5. Molto molto buono anche come base per trucco perché rimane un po' sticky. Come lo mettete si sente proprio che è acido ialuronico perché si sente la pelle proprio rimpolpata. Ne basta veramente poco. Anche sul collo. È praticamente già asciutto, però rimane un po' sticky. E questo è l'acido ialuronico. Come crema ora ho questa di Sian Skin Food, molto profumata ed idratante, per pelli secche e sensibili con olio di macadamia. Molto carino anche. Profumatissimo. Per finire la mia skincare, io poi spruzzo uno spray idratante Face Mist di Bypass. E questo è ciò che faccio di sera e il giorno prima di truccarmi, quando mi trucco, oppure quando voglio solo idratare la pelle. Intanto che si asciuga il tutto, metto un po' di base per ombretto, così intanto si setta. La mia Beauty Blender.
sul viso poi metto il primer, che è sempre questo di Essence, sempre idratante, con acqua di cocco e acido ialuronico. Sta anche finendo, ma se avete visto lo spacchettamento della box di Natale della mia migliore amica, fortunatamente mi ha preso proprio questo come primer. Sono felicissima perché lo amo ed è con ingredienti naturali. E ne basta poco anche di questo. Allora, per le sopracciglia andiamo a provare il kit di Benefit che vi ho fatto vedere nell'haul. Dove ci sono questi tre prodottini, matita illuminante e Gimme Brow. Iniziamo con il pettinino. Che scempio di sopracciglia. Che poi ho fatto l'errore da piccola, che all'inizio non andavo da nessun estetista perché ero piccolina, però mi dava fastidio vedermi i peletti qua all'inizio, non so perché. E allora, prima che io gli dicessi a mia madre di portarmi da qualche estetista o di farmele lei, io giocando con la pinzetta mi sono tirata proprio tutta questa parte, l'ho strappata, e da quel momento non più di così, cioè nulla, non mi sono più ricresciuti. Ottimo. Storie curiose e affascinanti che non importava a nessuno. Micro penna, punta, e andiamo. A delineare il todos. Il colore direi che va bene. Ok, più o meno ho dato la mia base dove applicare gli altri prodotti. Questa matitina mettiamo qua, anche se è champagne, pensavo fosse più chiaro, però sfumato va bene uguale, dai. Così. E ora proviamo questo brow gel che tutti adorano, è sempre nella correlazione numero 4 perché la 3 era sold out. È molto molto più piccolo lo scovolino, per esempio, rispetto a quello di Essence che uso io, che ha sempre uno scovolino piccolo, però è praticamente un terzo, due terzi, anche di, oltre che di lunghezza, anche di spessore. Comunque, andiamo a provarlo. Sono indeciso poi se comprare anche il setter, quello che è trasparente.
Andiamo con la punta dove ci sono tipo buchetti. Direi che è molto molto valido. Con una sola passata mi copre i buchetti, invece quello di Essence devo pucciare più volte. Pigmentato questo, speriamo anche più duraturo, dai. Perfetto, molto molto bello. La nude di Maiani. Vado a prendere questo colorino qui e poi questo per la piega. Questo. Sfumo verso l'esterno. Ora prendo il colore più scuro che vi ho mostrato prima e lo metto alla fine dell'occhio. Come vi ho detto, a Capodanno mi vestirò di oro, quindi poi andremo a mettere dei glitter oro. I glitter, se mancano a Capodanno, quando li mettiamo? Perfetto, qui sono dei glitter ma sono sul rosa, gli altri sono solo shimmer, quindi cambio palette per i glitter. Prima metto un po' di glitter primer, questo di NYX, e ne serve veramente veramente un goccino. Revolution, che è la Megastar Crystal Luxe, andiamo a prendere questi bellissimi glitter oro con questo pennellino qua in silicone. Ciao, ciao a tutti, che ve lo dico a fare, che mi vedo dalla luna.
Bellissimo. Completo l'altro occhio, metto questo della parte finale sotto la mia base e vi faccio vedere il risultato finale, perché questo video è già abbastanza lungo. Questo è il make-up, qui ho 15 lover di Maybelline. Spero vi piaccia. E buon anno a tutti e al prossimo video.